letture della notte, i follower del blog Book Special e bentrovati con questo nuovo appuntamento per la rubrica Book Special Reviews. Ho in serbo per voi questa recensione da un bel po' di tempo, anche perché questo libro l'ho letto circa un mese fa, forse anche più, ma non avevo ancora avuto modo di concentrarmi e ritagliarmi un po' di tempo per questa video recensione. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di che cosa parliamo oggi. Oggi parliamo di Float, Gli imperfetti di Cecilia Hearn. Ovviamente io con le pronunce, sapete, sono un po' così. E la mia è una cover provvisoria, perché la De Agostini mi ha gentilmente concesso una copia in anticipo, visto che la sua pubblicazione risale al settembre 2016, quindi 2 mesi fa. Nel frattempo poi farò apparire magicamente la sua cover originale da queste parti qua. Stiamo parlando quindi del primo libro di una saga distopica. Il prezzo è di 14,90, l'originale è cartonata con la sovracoperta e questo consta di 377 pagine, esclusi i ringraziamenti. Dunque, anzitutto un breve cenno al genere distopico. Che cos'è la distopia? La distopia è un genere letterario in cui viene descritta una società fittizia, le cui tendenze, che siano politiche, sociali, economiche del presente, vengono estremizzate. Quindi è tutt'altro. Cioè il contrario dell'utopia, cioè mentre con l'utopia si desidera una società migliore, eccetera, eccetera, la società descritta nel genere distopico è qualcosa di estremo, ma estremo, ma anche negativo. Infatti basta pensare a due romanzi che possono rimandare in un certo senso a questo, ed è 1984 di George Orwell, vi ricordo quindi Il Grande Fratello, e La Lettera Scarlatta. Ora vi spiego perché. La Lettera Scarlatta è ridondante un po' in questo romanzo perché i float, cioè gli imperfetti, coloro che disubbidiscono alle regole, soprattutto morali, vengono marchiate con una F, questa qui, cerchiata, in un punto del corpo che rappresenta l'imperfezione. Quindi, se qualcuno ha mentito, viene marchiato sulla lingua, se qualcuno ha peccato in pensieri, quindi ha sbagliato a livello di valutazione mentale, viene bollato sulla tempia. Chi ha rubato viene bollato sulla mano destra. Chi ha commesso altri reati contro la società viene bollato sotto il piede, la pianta del piede destro, sul cuore, se è stato infedele appunto alla società. La società, l'organo che si preoccupa di rintracciare gli imperfetti è la Gilda, a capo della quale c'è il giudice Crivan, che è quindi, diciamo, questo giudice supremo, questo grande fratello che tutto osserva, tutto giudica e quindi si occupa di punire coloro che hanno sbagliato, quindi coloro che sono imperfetti in questa società di perfetti. Diciamo, tutta la situazione è vissuta da Celestine, che è la protagonista. È una ragazza di 17 anni che vive la sua vita perfetta con una famiglia perfetta, è una studentessa perfetta, fino a quando si trova immischiata in un avvenimento per il quale lei agisce in maniera istintiva, non riflettendo, e quindi viene quindi sottoposta poi a processo perché è sul pullman insieme al suo fidanzato perfetto, nonché figlio del giudice Crivan e sua sorella. Durante, insomma, lo spostamento in questo autobus, sale un float, un imperfetto, che tra l'altro vengono anche riconosciuti perché portano una fascia sul braccio con la F. E a un certo punto inizia a stare male, questo signore inizia a stare male, a tossire e nessuno gli presta attenzione, nessuno lo aiuta.
Tra l'altro, lui non può neanche accomodarsi sui sedili riservati ai float, perché è occupato da due signore che invece sono perfette, diciamo, sono giudicate perfette. Quindi Celestine in maniera istintiva reagisce e va in soccorso di questo imperfetto. Questo le procura quindi dei guai, nel senso che poi viene giudicata. Durante la sua detenzione nel carcere avrà anche dei contatti con un altro ragazzo che verrà giudicato, che è quindi considerato comunque imperfetto, il cui nome è Carrick Vane, che è anche un ragazzo abbastanza affascinante. Quindi si trova ad avere dei brevi momenti di contatto con questo ragazzo e li attenderà appunto sul giudizio. Il suo giudizio verrà poi emesso, io non vi dico altro, anche se questo comunque è il primo di una serie e quindi non ci sarebbero proprio dei veri e propri spoiler. È chiaro che Celeste inizierà a ragionare sulla differenza tra perfetti, imperfetti, fallati e non, inizierà a riflettere se questo è effettivamente il modo giusto di giudicare qualcuno, se bisogna comunque ignorare il proprio vicino solo perché è fallato, nonostante lui sia in fin di vita o sia in pericolo. Quindi tutte queste divagazioni, tutte queste riflessioni iniziano a impiantare in lei un seme che pian piano germoglierà. E quindi darà vita al suo vero pensiero, che ahimè andrà contro questo stile, contro la Gilda, eccetera, eccetera. A me è piaciuto molto perché non c'è stato un attimo in cui io non mi sia annoiata, perché tutto aveva un proprio ritmo, perché era per me un genere diverso dai fantasy che avevo letto ultimamente, perché effettivamente ci sono molti spunti di riflessione sul fatto degli errori che si possono commettere, dell'idea di avere un proprio pensiero, di ragionare sulle azioni, eccetera, anche a costo di andare contro quello che può essere un pensiero condiviso e generalizzato e generalizzabile, e quindi, nonostante sia uno young adult, comunque è godibilissimo per qualsiasi fascia d'età. Inoltre sono anche curiosa di sapere come proseguirà, anche perché ci sono dei colpi di scena. Celestine per prima sarà una mosca bianca tra i fallati perché le accadrà qualcosa di diverso da tutti gli altri fallati, e quindi insomma veramente una storia ben escogitata e interessante. Per cui sì, anche questo romanzo io ve lo consiglio. Se voi l'avete già letto, fatemi sapere, altrimenti provate a leggerlo e poi ditemi la vostra. E io vi do appuntamento come al solito alla prossima e buone letture, buon tutto, ciao!